Si è svolta sabato scorso la cerimonia di intitolazione del Salone d'Onore del Castello dell'Abate a Sergio Vecchio e inaugurazione della mostra con le sue opere, doverosa e sentita iniziativa da parte dell'ente comunale per onorare la memoria di un illustre figlio di Castellabate. È un'iniziativa che noi avevamo programmato e si doveva realizzare prima della pandemia. Ieri abbiamo appunto reso onore, reso omaggio alla memoria di un artista di fama internazionale, figlio di Castellabate, che è Sergio Vecchio. Lo dovevamo perché io ho avuto modo di dire ieri che ognuno di noi ha probabilmente dentro di sé il cosiddetto luogo del cuore, il luogo dell'anima. Per Sergio Vecchio era Castellabate. A Castellabate era legato ai suoi affetti, la sua famiglia, il ricordo della sua famiglia. E quindi quell'intitolazione, non solo, che noi abbiamo voluto anche chiamare Ritorno ad Itaca, è talmente simbolica perché è appunto come Ulisse, dopo tante peregrinazioni, dopo tante disavventure, ha baciato il suolo della terra natia, appunto Itaca. A me fa piacere pensare che ieri, con questa intitolazione, con l'inaugurazione della mostra, delle sue opere, e non solo, Sergio Vecchio aveva donato alla comunità di Castellabate dei quadri importantissimi che oggi, d'ora in avanti, troveranno appunto collocazione in questo salone d'onore a lui dedicato. Quindi dicevo, è stato un ricordo nel suo luogo del cuore, e come Ulisse ad Itaca, Sergio Vecchio a Castellabate. Quindi un doveroso omaggio e sentito, ritengo, da tutta la comunità di Castellabate.